I desensitize myself to it. I, I. I, uh. A gruesome story leads off our newscast. Gruesome mass murder case, the history. Some kind of death factory. Mass murderer. He is pure evil. I had, uh, these obsessive desires and, and uh, thoughts wanting to control them, to, uh, Oggi torniamo per la seconda volta, eh, non sappiamo se sarà l'ultima, su Jeffrey Dahmer e alcuni aspetti della, della sua storia che sono importanti perché si collegano a un mondo di fenomeni mentali e comportamentali che sono così sempre eccezionali, ma molto interessanti per capire anche la parte fisiologica e sana della, della vita di relazione e della vita sessuale. Quindi torniamo a lui e torniamo a un qualcosa che riferisce il padre. So che vide un lampo così di, nei suoi occhi, nel, nel suo volto, quando eh, si è trovato davanti a questi visceri ecco, di non so quale animale. Ecco, animale fosse. Così. Il padre riferisce di aver visto un'erezione nel ragazzo, così. Ma non lo so. Vediamo. Si dice questo. Ha anche un nome, questa eccitazione prodotta dalla, dalla visione dei visceri, I visceri che erano brillanti, mollicci, come posso dire, Mol, mollicci luminescenti quasi. Diciamo tante sono le ragioni e noi dobbiamo guardarle con una certa attenzione, ecco. La splancnofilia è una forma di parafilia. Di cosa sono le parafilia? Para, così qualcosa che, eh, che è un po' al di là, che, diciamo che è vicino, diverso, a, a, un, a un moto di attrazione più, più ordinario. Ecco. È vero che nella sessualità umana c'è ampia diversificazione, è vero anche che la natura certamente apre, non scoraggia la natura sperimentatrice e aperta per definizione. È ben codificato, è ben previsto, è voluto, è ospitato dalla natura il fatto di modificare noi e aprirci alle varianti, grandi varianti. Ma, ma so, le eccitazioni possono venire durante la lotta, non so, magari, con le persone. Altre, altre ancora, so, eccitazione con l'urina, più rara eccitazione con le feci, eccitazione con, con oggetti. L'uomo non, non è chiuso a, a produrre eccitazione con, in qualsiasi modo, possiamo dire. La natura è, è, è come posso dire: la natura dà spazio a quello che è più comune e a quello che è più straordinario, e lo straordinario non lo vuole uccidere. Non lo vuole eliminare. Quanto è importante per esempio in Damer, se andiamo a vedere, ammesso che sia vero e sia attendibile, potrebbe essere attendibile, ma non sono sicurissimo perché potrebbe essere anche una ricostruzione cosiddetta post hoc. Quando il padre ormai ha saputo, ha scoperto anche lui, perché non lo sapeva certo nemmeno il padre, che il figlio aveva fatto tutte, tutte quelle cose terribili e mostruose, eh, forse avrà ha avuto un brivido che l'ha portato a riesaminare anche tutto quello che aveva pensato, saputo, visto, osservato, forse avrà pure per un attimo così pensato non hai fatto il massimo, forse tu avevi visto questo, avevi visto che lui si era eccitato con i visceri. A parte che l'eccitazione è una cosa e il desiderio di mangiare il viscere è un'altra. Cioè, non è detto che questa esperienza conti granché, molti uomini hanno una sessualità normale. E hanno avuto prime esperienze di, per esempio, di eccitazione con il piede altrui. Quindi ho avuto eccitazione mentre ero a cavallo di un ragazzo, eh, con l'urina, non so, con il piede, eh, con, con altro, eh, con, in tante forme eh, perché la natura sta lì pronta. Ma io so perché ho seguito persone che hanno avuto anche un consolidamento allarmante perché se tu le prime eccitazioni poi la, ne, la coltivi nelle fantasie, poi la, ne fai esprimere tutta la potenza con fantasie accompagnate ad autostimolazione erotica, quindi a masturbazione, e poi la rafforzi con una masturbazione di frequenza intensa, con arricchimento di dettagli, di, 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 di elementi, di cosiddetti valori sessuali nuovi che arricchiscono una base già iniziale venuta in modo così naturale, va? spontaneo allora, allora qui andiamo altrove allora saliamo nella carriera e nello sviluppo, nel perfezionamento di una capacità di eccitarsi con materiali sessuali speciali e dunque lui, lui io credo che tutto sia partito non tanto dai visceri i visceri si sono inseriti dopo eh, perché quando lui ha cominciato a sperimentare prime forme materiali in cui poteva assicurarsi una permanenza, come posso dire, assicurarsi una continuità, in qualunque momento lo, lo volesse, del partner con cui aveva sperimentato tanto, e, e lo volesse tanto, e poterlo avere sempre, tanto, sempre vanno insieme. Cioè, ci sono uomini eh, che diventano de dei folli amanti, eh, capisci, del partner e diventano una presenza che tortura così eh, il partner, che si lascia torturare perché è attratto anche da. Un bisogno anche quello smodato, magari di essere così intensamente desiderato, per cui diventa quasi costretto ad accoppiarsi con un, un manieco di lei. Non so come posso dire, adesso ho dato l'idea un po'. L'amore è una bella cosa, ma non deve perdere i caratteri della libertà, non deve diventare andare fuori misura, altrimenti non si tratta più di amore, ma si tratta di una passione speciale. Qui normalità e paranormalità, come posso dire, eh, si, si sfiorano, si, si avvicinano, diciamo che secondo me le, chi ha avuto esperienze di parafilie non è una persona che non, non poteva e non ha potuto e non è diventato una persona sessualmente normale. Secondo me anche in Dahmer questa parafilia iniziale, ammesso che fosse confermata, diciamo non, non è stato il fattore decisivo. Il fattore decisivo è stato il disporre della persona per sempre ecco io se ti uccido poi tu starai qui con me vieni mia con me per sempre non potrai mai più allontanarti ecco. sono sicuro che lui sia sdraiato più volte di fronte a pezzi del corpo o al corpo intero senza vita cioè è sicuri, sicurissimo che abbia estratto da questi congelatori diciamo queste, eh, questi busti o queste teste e per, per per, per averle lì, tenerle tra le mani, tenerle vicino al viso, non so, ancora, eh, ancora a vedere, sperimentare di averlo, capisci? E che non potrà, e che non ha potuto, e non potrà mai più allontanarsi da lui, eh, sicuramente, questo è avvenuto così. E però io vorrei dire questo, che la natura mh, ha avuto i suoi vantaggi da una spinta del genere. Voglio dire, ha avuto una, una fertilità e fecondità, e più figli e moltiplicazioni di vite da un desideri eh, infuocati di colui che vuole per sempre l'oggetto del suo desiderio, capisci? Ecco, perché poi può diventare fortemente un oggetto quando il desiderio è così potente. L'amore quando c'è relazione d'amore, l'altro non è un oggetto, l'altro è. L'altro è come noi, è un'anima un della stessa nostra dignità che va sfiorata, che va avvicinata con tanti, tanto di permessi, come possiamo dire, con, con delicatezza, chiedendo conferme. Cioè, per quanto sia fonte di piacere o di gioia un rapporto sessuale, l'uomo è deve mantenersi in qualche modo nel governo di sé senza trasformare l'altro in uno strumento perché noi proviamo quello che siamo attratti o desideriamo provare quando il desiderio di, di vicinanza di contatto di appropriazione e anche di senso appagante per il potere per il controllo per il gusto per l'anima, per tutto me stesso diventa così grande, poi il passaggio a mangiare è il passaggio successivo. Voglio dire, se io mangio una parte del corpo, quella parte lì arricchirà me, farà parte di me, scorrerà dentro di me. Quando noi mangiamo, e comunque nella cultura del passato e anche addirittura nel nelle culture delle, delle scimmie di certe scimmie antropomorfe diciamo che questo è un rituale antichissimo e di, di, di appropriazione delle qualità del, del, dell'avversario duro come posso dire potente e di cui io voglio appropriarmi in parte una volta mangiato è per sempre dentro di noi quindi è il massimo della profondità della unione del contatto del resto noi abbiamo nella nel mondo una religione importantissima, che è la, è la nostra religione, la religione cristiana, in cui eh, per amore ci si può lasciar mangiare. Così. Eh, sembra uno scandalo, sembra una cosa impressionante, una cosa che a, ad altre persone di altre religioni eh, fa, fa, fa impressione, così diciamo. Ma comunque, io penso che. Alcuni racconti, soprattutto il racconto che ha fatto la diciottesima vittima, quello che si è salvato, la mancata vittima, è molto indicativo. Perché a un certo punto quando lui. Perché grazie a quello lui è riuscito a salvarsi, perché lui è entrato in una specie di, di trance e di estasi, capisci? Perché si è affidato delle parole, forse quell'intelligente personaggio che si è salvato, è, diciamo. E è stato talmente bravo e forse si è comportato in un modo molto diverso da tutte le vittime precedenti perché eh, ha dato l'idea di, di corrispondere al suo amore, capisci? anche ad un amore che è presentato in quel modo così, cruento e terribile, e di chi ti dice ti voglio mangiare il cuore. Eh, ecco, cuore che diciamo a volte in riti macabri, così nel mondo criminale, diciamo... Avviene, ci sono persone che hanno mangiato il cuore delle vittime, cioè così, persone che sono in carcere, che hanno preso, hanno preso più ergastoli, non so così, eh, che hanno ucciso e mangiato il cuore, pur essendo già condannate all'ergastolo, quindi, capite? Insomma, diciamo che questa, questa, vedete, questa, questo completamento con un atto così estremo, il massimo, vedi, di, eh, viene dopo, ma non è stato decisivo, penso, per. Eh, non è che le ha uccisi per mangiargli il cuore, lui le ha uccisi per, per averli vicini. E metaforicamente potrei dire, non in forma materiale, molti uomini uccidono la compagna per averla vicino, purtroppo. Uccidono, non la uccidono fisicamente, non perde la vita corporea, continua a vivere, ma viene praticamente sottomessa a un punto tale quasi di essere Estromessa del tutto da una capacità autonoma di vita autonoma, comunque di una vita in cui la sua dignità, la sua libertà, la sua volontà personale viene praticamente ridotta al minimo nel suo significato e nella sua possibilità concreta. Così, ecco. Quindi, non esiste solo Damer, esiste tanta violenza che circola dentro le nostre vite, di persone apparentemente rispettabili, così bisogna fare attenzione. Immaginiamo che la parafinia sia già venuta, si sia sviluppata, si sia robustita nel modo come abbiamo prima descritto, e a questo punto che serve di fare? Beh, Antonino dà una risposta che in un certo senso potrebbe essere sorprendente. Non serve di fare. Serve di fare solo una modifica quindi non molto. Cioè, per uscire dalla parafilia, io devo ridurre, rallentare o sospendere la pratica che punta a darmi il piacere nel modo in quel modo, la devo ridurre devo fare, devo fare il possibile. Ma devo fare il possibile attenzione, dopo che mi sono preparato ad agire con libertà non da forzato di colui che deve correggere e estinguere qualcosa che ha imparato ormai a produrre eccitazione di fronte a quegli stimoli. Attenzione. Quindi uscire dalla parafilia presuppone una volontà, come posso dire, di, di un sapere comprendere prima il valore della rinuncia a un piacere prodotto in quel modo, ok? Due, prevede anche che tu non venga considerato è un malato che può eccitarsi soltanto con la parafilia, una persona destinata e imprigionata dentro un corridoio che è fatto solo di quel tipo di esperienze. Ecco, io ho incontrato persone, le ho aiutate a curarsi e poi le ho viste trasformate, magari in modo più completo rispetto al periodo di cura in cui io le ho accompagnati, e perché si erano innamorati ed avevano avuto un successo pure nella vita importante. Nel salutarvi voglio chiedervi di condividere alcune esperienze, alcune cose che voi conoscete, sapete, che avete vissuto o avete sentito riferito di, di personaggi un po' così speciali ecco, della criminalità e dato che io sono convinto che le carriere portate avanti del male e portate anche a forme estreme, possono aiutare tanto tutti noi così a crescere e a svilupparci. Fateci sapere se è bene che diamo attenzione alle vite di altri criminali importanti e famosi, più o meno famosi, perché cercheremo di estrarre dalle loro vite quello che invece servirà a tutti i ragazzi, agli adulti, a tutti noi, cioè perché noi si diventi una persona sempre più completa. Un saluto a tutti.